Buonasera, bentornata Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle. Vittoria Baldino. Io credo che invece questo sia un luogo comune, quello della paura della firma e del fatto che i ritardi siano imputabili alla paura della firma. Per me è un luogo comune, il vero problema è la capacità amministrativa della pubblica amministrazione che deve essere potenziata, che è quello che doveva fare il governo con questo decreto, invece ha deciso di silenziare la Corte dei Conti. Ma arrivando alla filigrana, il problema sa qual è? Che questo è un governo che non ha visione e non ha idee. L'unica idea che sta portando avanti sono idee vecchie e stravecchie, come il ponte sullo stretto e l'autonomia differenziata, dell'idea secessionista della Lega Nord. Non si è accorto che il problema, l'emergenza di questo paese è la maternità surrogata, quando a fronte di 100 persone che nel nostro paese all'anno ricorrono alla maternità surrogata ci sono 1000 persone che muoiono sul posto di lavoro ogni anno. E allora io mi chiedo, qual è la vera emergenza? La sicurezza sul lavoro o la maternità surrogata? Problemi che questo governo non vuole affrontare, non ha visione, non ha idee e non sa neanche portare avanti le idee degli altri. Professor Borzi, aspetti, arriviamo anche a lei. Baldino. Scusate, sulle bollette, Baldino, però, governo. Boccia, Zanna. Floris, come lei sa benissimo, sulle bollette c'entra pochissimo il governo. Il nostro sistema di costruzione del prezzo alla pompa di benzina, alla casa degli italiani, è fatto in un modo tale per cui, però, ovviamente oggi così, gli italiani consumano gas, roba comprata non quando era così, più alto Totti, il prezzo. Quindi, adesso presentiamo Baldino, poi c'è Boccia, poi Zanna. Poi puoi decidere di fare sconti a nastro e li paga qualcun altro. Di sistema che non hanno fatto diminuire le bollette, ma in realtà questo governo ha finanziato gli interventi in Emilia Romagna tagliando il bonus sociale sulle bollette, ha finanziato così gli interventi per le alluvioni. Però vorrei rispondere anche un attimo ad Alessandro, perché ogni volta lui picchia sul Movimento 5 Stelle. Io non mi sento affatto responsabile dei ritardi per il PNRR, perché il Movimento 5 Stelle il PNRR l'ha portato in Italia. Draghi, e il Movimento 5 Stelle, quando stava nel governo Draghi, l'ha sottoscritto, ha fatto fior fior di interrogazioni a tutti i ministri presenti, compreso il ministro Brunetta, sulla scellerata riforma inutile della pubblica amministrazione che ha portato avanti e che non ha portato nessun frutto. E quando vi facevamo quello, Flori, con calma, adesso con abbiamo problemi più pressanti. Quando facevamo quello, con tutta la stampa, tutta l'opinione pubblica contro, Alessandro, però tu con noi non debito. C'eri, però. Allora, no, adesso le interrogazioni abbiamo non servono a niente, Zanne, serviva dire no a quel governo. Ci torniamo di Battista, aspetti. Quando nel grafico vediamo che adesso è cresciuto il reddito da lavoratore autonomo, ci dimentichiamo gli autonomi che ve ne eravate completamente dimenticati quando sotto mai? Pandemia, gli avete dato 500 euro una tantum e vi siete lasci voltati parlare, dall'altra Baldino, parte. Poi replicherà dopo, lasci parlare Cattaneo, allora, prego. Gli autonomi oggi crescono perché ve ne eravate dimenticati per tanti anni. Con la flat tax, tanti ragazzi invece di stare a casa seduti sul divano a prendere un reddito hanno magari deciso di aprire una partita IVA e di provare a giocarsi una propria attività, un proprio talento, una propria passione. E allora viva che stanno crescendo l'occupazione da lavoratore. Non sono incompatibili. Cioè, il reddito di cittadinanza serve per le persone più in difficoltà e bisogna ovviamente aiutare tutti il gli imprenditori di questo paese. Cronicizza un bisogno. È bella l'immagine alla tocca di Battista. È forte l'immagine del ragazzo sul divano che prima prende il reddito, poi si sveglia per aprire la partita. Ma la stessa persona. La stessa persona. Certo, perché prima magari ma quando non è vero. Ma certo, perché se io devo aprire mezzo stabilimento, una mia attività e ho 200 controlli, ma 40 tasse a pagare, e invece il paese ti dice apri una partita IVA, apri una partita IVA, ti incoraggio, ti aiuto e ti faccio pagare il 15% di tasse. Qualcuno magari allora, io penso che sia anche un problema culturale, le do pochi secondi che non si risolve. La modifica che hanno fatto sulla flat tax, che non è flat tax, è aumentare il regime forfettario da 65.000 a 85, quindi il fantomatico ragazzo sul divano già poteva alzarsi anzi prima. Quindi questa, Cattano, sì, francamente è una scena. Conte 1. Io però ci arriviamo, piccola pausa per noi. Questo è falso, scusa, è totalmente